Allora, la mia domanda come medico del 118 della servizio è la seguente: nel corso degli ultimi 10 anni, quanti corsi medici, cioè corsi di medicina dell'agenza territoriale, sono stati organizzati dall'ASLA ai sensi dell'articolo 66 della normativa? È importante perché il medico di emergenza territoriale fornisce un ricambio, fornisce un supporto attivo sul metodo di soccorso avanzato a leadership medica per quanto riguarda la copertura del territorio. È un medico anch'esso dedicato al mezzo ed è importante la formazione e il ricambio perché ci troviamo all'indomani di un momento nel quale il medico di emergenza territoriale è stato contemporaneamente utilizzato sia all'interno del pronto soccorso sia utilizzato nell'emergenza territoriale, sottraendo al territorio l'attenzione che gli dava, perché mi prendo di fare una brevissima chiosa personale e poi ho finito. Non è tanto, è importante il quanto nel momento in cui si interviene sul territorio, ma è importante anche il come. Avete detto il mezzo giusto al momento giusto. Mi permetto di sottolineare anche il personale giusto, il personale medico che anche durante le ultime trattative ha espresso volontà di collaborare al rispetto del territorio senza trovarsi in condizioni capestro, e questo purtroppo, posso dire personalmente, non è stato accettato. Grazie. Sì, allora inizio io a rispondere, magari qualcuno qui mi dà una mano, perché il numero degli indiziari del corso medico, non lo so. I corsi medici venivano autorizzati dalla regione, quindi non è la nostra facoltà attivarlo quando ci pareva a noi. Negli ultimi 2 anni ne abbiamo fatto 2, uno si sta concludendo adesso, quindi non c'è nessuna volontà di non fare corsi med, anzi. Ha ragione quando dice che ci troviamo all'indomani di un ricambio, quindi chiaramente abbiamo bisogno di medici da ricambiare. Riguardo alla polemica del collega Udas di Scandiano sul fatto di lavorare contemporaneamente in pronto soccorso e poi uscire, ve l'ho spiegato, era nato 20 rotti anni fa come modo per tenere in piedi 6-8 mediche e 6 pronto soccorso. Oggi questa cosa non è più possibile e devo dire che la soluzione di Novellara va incontro a questa esigenza, perché Novellara c'è solo l'automedica, quindi il problema di fare contemporaneamente il pronto soccorso e automedica non c'è più. Il medico che sta a Novellara fa solo ed esclusivamente l'automedica. Fa un numero di interventi che è inferiore a quello di Reggio, dei tempi di intervento che sono praticamente sovrapponibili a quello che avevano prima le due automediche. Dopodiché, volentieri, noi continueremo a fare i corsi medici, anche se i risultati non sono risultati splendenti, perché chi partecipa sono giovani colleghi che fanno scuole di specialità e che quindi loro sono impegnati negli ospedali universitari e insomma in questo momento non ci stanno dando la disponibilità che contavamo di avere, quindi insomma mi sentirei abbastanza tranquilla su questo. Non so se la dottoressa Ferrari ricorda quanti corsi medici sono stati fatti o tu Nicola negli ultimi anni. Allora, a Reggio ne abbiamo fatti 2 negli ultimi 2 anni, uno si è concluso, abbiamo effettivamente fatto 2 sessioni di valutazione per scelta da parte dei licenti, 9 si sono presentate nella prima di fine luglio, 11 hanno scelto quella di settembre, per cui il 26 settembre abbiamo la seconda sessione. Così con un corso in casa, a Reggio abbiamo fatto l'anno precedente, il 2021. I corsi, come diceva la dottoressa Marchesi, sono regionali, quindi è la regione che dà l'input a fare i corsi. E per almeno 10 anni, che mi ricordo, perché sono qui da 10 anni o di più, venivano infatti a rotazione sulle sedi di Reggio, di Ferrara e di Ravenna. Quindi ogni anno si cambiava sede, o noi andavamo come docente a Ravenna o a Ferrara, poi i colleghi di Ferrara e di Ravenna venivano in sede da noi
appunto in qualità di docente per fare i corsi. Però sono corsi regionali, non è l'azienda che corsi fa. È andata così? Venga qua. Mai non avete previsto una cosa che gira, che faciliterebbe? Allora, sono il referente sindacale dei medici dell'emergenza, uno dei sindacati più rappresentativi perché conosci il 118. Su questo dentro nel merito, dottoressa Marchese, mi piace sventire questa cosa. L'accordo collettivo nazionale, che possiamo andare a tutti allora, non possiamo dire mancano i medici se per 10 anni ogni azienda doveva introdurre valutare i fabbisogni entro dicembre fare il corso. E ne abbiamo negli ultimi 2 anni finalmente. Personalmente è dal 2011 che combatto perché vengono pubblicati tutti gli anni, ma se oggi apriamo qualunque accordo collettivo nazionale, non deve essere pari. Apriamo il computer, sono documenti pubblici, vediamo cosa c'è scritto della competenza regionale di definire il programma. L'organizzazione dei corsi è di ogni singola azienda. Poi benissimo, benissimo che le aziende abbiano unificato sulle centrali, su più aziende, i corsi, perché ha una logica. Ma non possiamo dire che conoscendo l'arrivo della carenza medici che era prevista per i dati di pensionamento dei dati della grafica, noi oggi diciamo sì, corriamo dietro al problema perché l'abbiamo fatto giustamente un po' corso partito quando? 2022, perfetto, doveva in teoria finire entro dicembre, siamo ad appena ad agosto, va benissimo, Bologna e Ferrara hanno finito a luglio. Ho qualche dubbio però, mi permetta, sul fatto che i medici specializzanti non collaborino sufficientemente, perché io sono dell'azienda di Bologna e a Bologna abbiamo appena incaricati 12 e coprono tutti incarichi a tempo parziale con diverse quote orarie. È ovvio, non siamo navabili, non abbiamo le risorse per tutto, no, non possiamo neanche dire che i corsi sono inutili e non portano personale a corsi fatti con costanza. Ma per cui c'è il personale viene anche perché ho una collega di dietro che lavora in questa azienda e che qualche mese fa non è stato rinnovato il contratto perché pretendeva fare il lavoro per il quale aveva il contratto e non fare anche il medico ospedaliero. E quindi qua dobbiamo dirci un perché a questo punto dite la regione che dovete fare corsi. Grazie. Questo è un incontro per spiegare ai cittadini, mi permettete, troviamo il nostro sindacale. La signora... Ci saranno molti mezzi, noi saremo molto contenti di farvi lavorare tutti. Siccome questo signore che è venuto a fare sindacalista vuole sapere cosa succedeva 25 anni fa dove probabilmente lui aveva i pantaloni corti. Io chiedo qua, sei i cittadini della provincia di Reggio Emilia, il modello che abbiamo adottato, che è vero che facevamo scuola Reggio Emilia, di 6 automenti e 6 pronti soccorso, se non andava bene, noi chiudevamo 6 pronti soccorso, avevamo 6 automediche, perché questo è quello che stanno dicendo, Stanno dicendo che il MET, non avete capito, scusate, vi lasciate finire, siccome io nel 97 c'ero, bene, e dentro l'ospedale di Correggio c'erano gli ortopedici, chirurghi e ginecologi, quando si decise di mettere dei medici dedicati al pronto soccorso, non c'erano neanche i posti pianta organica. E chi mi aveva preceduto molto tempo prima, perché io non ero il direttore generale, all'epoca il direttore del dipartimento era Giovanni Baldi, e poi fu presidente dell'Ordine dei Medici, tirò fuori il modello del dentro e fuori. Cioè questi medici facevano il dentro e fuori, tanto che a Correggio, glielo garantisco io, non c'era un responsabile di pronto soccorso, perché nessuno era dipendente, e lo faceva il dottor Argentini. Detto questo,
questo, forse qualcuno ce lo ricorda questo, detto questa cosa qua, mi fa un po' specie che venga un bolognese dello SNAM a parlare qui, quando io in 10 anni lo SNAM di Reggio Emilia non l'ho mai sentito una volta chiedere un incontro per me. E questo ve lo metto per iscritto.